Buonasera a tutti. Faccio questo video per parlare con voi della situazione Covid-19 ad Ercolano. Come sapete, ci sono stati tanti casi in questi ultimi giorni. Ormai ad Ercolano abbiamo 14 casi di positivi al coronavirus, di cui 11 sono giovani che vengono dalle vacanze trascorse fuori regione. Io con l'ASL sono in stretto contatto, mi sento con i funzionari dell'ASL praticamente ogni ora e sto cercando di ridurre i tempi per sottoporre tutti i contatti di questi ragazzi a tampone. Ma soprattutto sto cercando di ridurre i tempi per fornire le informazioni utili a tutti coloro che aspettano di sapere se sono positivi, se sono negativi, se finisce la quarantena. Siamo in un momento di grande difficoltà, anche perché molti dipendenti dell'ASL sono in ferie e quindi chi sta lavorando sta facendo i salti mortali. Questi ragazzi hanno avuto un comportamento in vacanza probabilmente poco prudente, ma io non sto qui a giudicare chi è andato in vacanza, chi ha deciso di andare in discoteca, chi ha ballato insieme agli amici o insieme ai fidanzati e alle fidanzate. Non mi permetto di giudicarlo, però non dimentico e non voglio far dimenticare a tutti quanti voi che viviamo in uno dei momenti più delicati della storia del nostro paese dal dopoguerra ad oggi e che forse atteggiamenti come quello di coloro che sono andati a ballare non sono prudenti. E allora vi chiedo prudenza almeno adesso, ora che siete tornati a casa. State lontani dai vostri nonni, state lontani dai vostri genitori, state lontani dalle persone che amate. Evitiamo che questo maledetto virus possa diffondersi. Vi invito ad essere prudente perché l'utilizzo di questa benedetta mascherina è l'unico strumento che abbiamo per sconfiggere questo male sconosciuto che si chiama coronavirus. Mascherina e distanza sociale. Adesso già lo so, molti diranno che è colpa mia, che ci volevano più controlli, che i vigili urbani avrebbero dovuto evitare gli assembramenti. Allora io mi chiedo e vi chiedo, ma fatemi capire una cosa, ma i vigili urbani avrebbero dovuto seguire questi ragazzi mentre andavano in vacanza? I vigili urbani avrebbero dovuto seguire i ragazzi in discoteca? Ci vorrebbe un vigile urbano per ogni cittadino così. La verità è un'altra, non prendiamoci in giro, siamo noi che siamo responsabili per la nostra salute e per la salute delle persone che amiamo, quindi è inutile dare la colpa ad altri. Dobbiamo essere responsabili e dobbiamo capire che questa battaglia contro il coronavirus la possiamo vincere soltanto se remiamo tutti quanti insieme, senza trovare scuse e senza trovare capri espiatori. Pensate che qualche minuto fa ho firmato un'ordinanza perché sono preoccupato e ho sospeso tutte le iniziative che si svolgono nel territorio di Ercolano e che sono state organizzate dall'amministrazione comunale, tra le quali un festival che comprende 3 eventi per bambini e 2 concerti, tra i quali il concerto di Teresa Di Sio, che è un'artista straordinaria. Ma ritengo che in questo momento, prima ancora che pensare a divertirci, noi dobbiamo pensare alla salute, alla nostra salute. Tra l'altro non mi sfugge che tra qualche giorno ci sono le elezioni e tutti dovremmo essere in campagna elettorale, almeno noi che apparteniamo alla politica. Anche io dovrei essere in campagna elettorale e invece sono qui al Comune a lavorare, perché ritengo che in questo momento la battaglia contro il coronavirus sia più importante della campagna elettorale. E sono certo che come me la pensano tutti i candidati, di qualsiasi schieramento politico. Proprio oggi ho convocato in maniera permanente il COC, il Centro Operativo Comunale, e ho invitato tutti i consiglieri ad essere presenti. E alcuni consiglieri sono presenti e mi danno una mano, perché in questo momento c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Concludo invitandovi ancora una volta ad essere prudenti. È l'unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere il coronavirus. Quindi siate responsabili, indossate la mascherina, manteniamo le distanze di sicurezza e guardiamo avanti, che riusciremo a passare anche questo momento critico. Forza Ercolano e buona serata a tutti.